cambia siamo noi. Io credo che il problema di lavorare col diverso nasce se e solo se la propria diversità viene vissuta con un atteggiamento di superiorità. E questo può avvenire sia tra culture diverse, sia tra persone di sesso diverso, di credo diverso, di qualunque diversità. Molti Volti nasce 4 anni fa, nell'aprile 2014, ad opera di un gruppo di persone provenienti da 7 paesi diversi, da qui il nome Molti Volti. Sono persone che vengono dallo Zambia, dal Gambia, da Palermo, dall'Afghanistan, dal Senegal. E l'idea è stata quella di mettere insieme un gruppo di persone che avessero già in seno alla creazione del progetto stesso elementi di diversità. Di fatto Molti Volti è comunque un ristorante ed un coworking. Abbiamo un ristorante che è l'area profit e il coworking che è l'area no profit. Queste due aree lavorano in sinergia, quindi le associazioni hanno dei prezzi abbordabili per poter lavorare insieme, perché questo è un coworking dedicato alle associazioni, mentre il ristorante, con gli introiti che ottiene, può supportare le associazioni. Molti Volti è nato ed è cresciuto a Ballarò. Ballarò è un quartiere di Palermo, è il mercato storico per eccellenza di Palermo. La cucina che noi offriamo proviene dal Senegal, dal Gambia, dallo Zambia, dall'Afghanistan. I cuochi nostri provengono da diversi paesi. Non solo proponiamo piatti che provengono da paesi diversi, ma anche le contaminazioni tra i piatti. Spesso i cuochi si divertono a creare piatti alternativi che provengono dalla fusione di cucine diverse. Piatti siciliani, piatti da palermitani, che seguono tra parentesi i flussi stagionali, perché essendo vicino al mercato di Ballarò, che è un mercato che dà frutta e verdura, noi spesso facciamo i piatti sulla base di quello che offre il mercato a chilometro zero. Alla fine questo è un progetto di comunità, perché considera più livelli di crescita. La cosa importante è che questo progetto Molti Volti non sia un'isola felice, ma che cresca insieme al territorio attorno. Allora, il coworking è una modalità abbastanza diffusa in Italia, ma non tanto a Palermo, in cui si condivide uno spazio di lavoro. Noi abbiamo scelto, rispetto al fatto che proveniamo dal terzo settore, di dedicare un coworking al terzo settore, cioè un coworking fatto da associazioni che lavorano in tematiche come la migrazione, diritti umani, turismo responsabile e via dicendo. È stata una scelta precisa, intanto perché non esisteva e intanto perché è la nostra natura. Quindi il lavoro creativo è connettere bisogni con risorse, e questo abbiamo fatto. Eravamo questo e abbiamo continuato questo. Abbiamo più di 14 postazioni. Alla fine l'obiettivo fondamentale di uno spazio come questo è quello di condividere esperienze, perché le associazioni che sono arrivate qui, alcune sono già andate via perché sono cresciute, hanno avuto bisogno di spazi poi da soli. Io credo che il progetto abbia avuto successo perché ha in sé degli elementi di novità rispetto al rapporto che normalmente l'italiano ha con l'immigrato. L'immigrato spesso viene visto come un portatore di bisogni perché scappa dalla guerra, perché cerca lavoro. Questa idea comporta la creazione di due gruppi sociali, che sono quelli che hanno paura di questi bisogni e vogliono che rimangano fuori, e invece quelli che vedono questi bisogni, sono sensibili e li vogliono aiutare. Questo tipo di approccio non dà una relazione simmetrica con queste persone, perché comunque li vede come delle persone o da aiutare o da rifiutare. Invece noi, grazie a questo progetto, stiamo proponendo un modello di integrazione più simmetrica, in cui il migrante non è visto come un problema da risolvere in qualche maniera, ma come una risorsa non da utilizzare in maniera opportunista, ma per creare una nuova società.
un'Italia che cambia, considerato che l'Italia è frammentata storicamente, cominci a pensare che ci possa essere un destino, un bene comune superiore, un'Italia che diventa il mondo. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.